nostra storia lunga 10 puntate è stato il tempo. Con questa serie Abitare l'autonomia siamo partiti da lontano, dall'immediato secondo dopoguerra, quando l'autonomia, così come la conosciamo, iniziava ad essere costruita e siamo arrivati quasi ai giorni nostri. Oggi entriamo di fatto nel terzo millennio e come sempre è la voce di un ospite illustre a immergerci nel clima del periodo. Ascoltiamo quindi le parole del professor Sabino Cassese, giurista e giudice emerito della Corte Costituzionale. Il primo decennio del secolo che stiamo vivendo registra delle modificazioni abbastanza radicali. La prima modificazione radicale è costituita dall'inizio dell'obsolescenza dei due grandi strumenti di formazione culturale della politica, che sono i partiti e i giornali, perché scompare proprio la forma partito come un'organizzazione permanente, stabile, con le sezioni e nelle strade delle città, con le persone che si riuniscono. È in questo momento che i partiti diventano, per adoperare un'espressione che è stata molto adoperata, dei partiti liquidi, è in questo momento che comincia il declino del giornale come strumento di formazione. Il giornale, non ce lo dimentichiamo, non è lo strumento per trasferire delle notizie, è per dare un peso alle diverse notizie, per commentare le diverse notizie, per collocarle in qualche modo tra quelle importanti o tra quelle meno importanti. La terza modificazione importante che avviene in questo periodo è costituita dall'illusione della democrazia diretta. Nel 2000 si diffonde la fibra ottica, nel 2001 Wikipedia si afferma in Italia, nel 2003 iTunes, nel 2005 YouTube, nel 2006 Twitter, nel 2007 gli utenti italiani di internet sono già 20 milioni. Teniamo presente che oggi, 2020, sono 50 milioni. Questa trasformazione è una trasformazione radicale. Le comunicazioni all'inizio erano one to one, da uno a uno, scrivo una lettera a un mio amico. Poi sono one to many, da uno a molti, il giornale, la televisione. E a questo punto la comunicazione diventa many to many, da molti a molti. E quindi ognuno può mettersi in contatto con tutti. E questo si accompagna a quello che dicevo prima, e cioè la scomparsa di quei due strumenti, il partito e il giornale, perché dà l'illusione a tutti di poter, come dire, ognuno può fare il proprio giornale, ognuno può fare il proprio partito. E questo cambiamento è stato, come si può capire dalle date che ho elencato, rapidissimo, insomma, e non a caso oggi è possibile pensare che la redditività di uno di questi grandi big tech è pari alla ricchezza prodotta dall'Italia in un anno. E quindi che sia vero quello che ha dichiarato Zuckerberg in un'intervista dell'anno scorso, in quando ha detto: ma in realtà noi siamo molto più, con i nostri 2 miliardi di utenti, siamo molto più vicini, molto più simili a un governo nazionale che a un'impresa. E dalla dimensione più ampia dei fatti del nuovo millennio passiamo a un discorso locale per continuare a riflettere sul senso della nostra autonomia speciale anche in rapporto alle altre regioni. Prima di lasciare spazio ai bilanci, vediamo il sommario con i fatti di puntata. Gli anni 2000 iniziano con l'approvazione della legge costituzionale numero 2 del 2001,
con la quale viene trasferita alle due province autonome di Trento e Bolzano la competenza sulla forma di governo, cioè la possibilità di legiferare in materia elettorale. Inoltre si prevede che a essere eletti direttamente dal popolo sono i due consigli provinciali e non più il consiglio regionale, diversamente dalle altre regioni. Il consiglio regionale del Trentino-Alto Adige-Südtirol è quindi ora composto dalla somma dei due consigli provinciali. Sempre nel 2001, di fondamentale importanza è la riforma del titolo V della Costituzione, che riconosce le autonomie locali come enti esponenziali. L'uso di questa espressione indica enti che tutelano gli interessi collettivi sul piano locale, insieme allo Stato. Nonostante l'approvazione di queste due fondamentali leggi, si accredita sempre più nell'opinione pubblica nazionale l'idea che le autonomie speciali, compresa la nostra, rappresentino forme ingiustificate di privilegi. Nella convinzione che queste critiche siano in parte fondate, viene firmato nel 2009 un innovativo accordo con lo Stato, il cosiddetto Patto di Milano, che riduce sensibilmente le dotazioni finanziarie a favore delle due province e della regione, in cambio però di una maggiore certezza sulla disponibilità delle risorse. Questo nuovo modello finanziario di autonomia recupera così lo spirito originario dello Statuto. Il sommario di oggi ci ha introdotto ad una legge importante del nuovo millennio. Ben trovato, caro Mauro. Ben trovata, Sara. Siamo nel 2001, la legge è la numero 2 che ci dice che la regione autonoma può decidere della propria forma di governo. Che cosa significa questo? Ma significa che abbiamo in casa la possibilità di scegliere quale è la forma di governo che preferiamo. E quel che è stato fatto è innanzitutto rendere elettivo il consiglio provinciale, i consigli provinciali, anziché il consiglio regionale come era un tempo. Bene, la legge in questione segna il passaggio dal vecchio al nuovo sistema e quindi con una legge che è stata approvata nel 2003 sono stati resi elettivi i due consigli provinciali. Ad esempio, in Trentino si è deciso per un sistema proporzionale, però con premio di maggioranza, mentre a Bolzano no, perché c'era anche un vincolo per ragioni di tutela delle minoranze, che questo non lo consentiva. Ma parlando di Trentino, abbiamo inaugurato un sistema nuovo che se una coalizione raggiungeva una certa soglia, aveva una quota di eletti in più. Quindi un premio di maggioranza. Potevamo fare anche altre scelte. Questa è stata fatta per dare maggiore stabilità ai governi. E oltre alla legge costituzionale c'è anche un'altra importante riforma, sempre del 2001, di cui si è sentito spesso parlare, che è la riforma del titolo quinto, che ci dà un'altra definizione in qualche modo di autonomia. Ma esalta il principio di sussidiarietà, affermando con forza anche di norma che non può essere fatto a livello superiore quello che può essere fatto esercitato a livello inferiore. Quindi in un certo senso dà più potere alle autonomie e in genere ai poteri che stanno sotto il livello più alto, che è quello dello Stato, per tutte le competenze che possono essere opportunamente gestite a quel livello. E utilizza un termine particolare che è quello di ente esponenziale, no? Sì, e questo ha un'origine un po' diversa, che vuol dire che è preesistente, che viene riconosciuto, non delegato. Io ti delego una cosa che è mia, uh-huh. O riconosco una cosa che è tua. Un'autonomia esponenziale è perché è riconosciuta, non è concessa. Quindi è un rafforzamento in qualche modo dell'autonomia stessa. È un riconoscimento più compiuto dell'autonomia. Lorenzo Pevarello anche questa settimana ha spulciato l'archivio della Cineteca, che è l'archivio della Fondazione Museo Storico del Trentino, e ha scovato un documento che ci riporta proprio all'inizio del terzo millennio. Thank you.
Mi piacerebbe utilizzare questi ultimi minuti di chiacchierata con te per provare a fare anche un piccolo bilancio, per provare a tirare le somme, perché proprio quegli anni 2000 sono stati di nuovo cruciali per l'autonomia, perché a un certo punto l'autonomia era letteralmente sotto assedio, no? Sì, è vero, non c'era settimana che io a livello regionale o nazionale o di opinione pubblica in senso lato non ci fosse un'attenzione sulle nostre risorse finanziarie, considerate troppo abbondanti. E a dire la verità era così. Non a caso nel 2009 è stato fatto quell'accordo passato alla storia come Patto di Milano, con la quale la provincia rinunciava a una serie di entrate che non erano in realtà dovute. Si è assicurata la possibilità di avere i 9 decimi del gettito fiscale riscosso localmente, delle tasse in sostanza, però a una serie di altre voci ha rinunciato. Ad esempio, noi si incassava l'IVA all'importazione di merci che venivano sdoganate in Trentino, ma erano rivolte ad altre realtà d'Italia, quindi non aveva senso che noi trattenessimo queste quote, ed erano importanti, circa 300 milioni. Poi contrattavamo ogni anno la quota variabile, questa quota politicamente negoziata in aggiunta ai nostri 9 decimi. In quel tempo erano 240 milioni, quindi diciamo cifre sempre importanti. Con questi tagli abbiamo rinunciato alle cose che non ci spettavano, però abbiamo avuto maggiori certezze su quel che è nostra, la quota parte del gettito. In più abbiamo concordato una cifra, 100 milioni di concorso per il riequilibrio delle casse dello Stato. E lo abbiamo fatto in un modo abbastanza singolare, perché ci siamo accollati delle competenze, la più eclatante è quella dell'università. Resta il fatto che nonostante questi tagli l'autonomia sia considerata spesso da chi non abita in Trentino Alto Adige una forma ingiustificata di privilegio. È vero però che insieme all'onore c'è anche l'onere, quindi è una responsabilità avere un'autonomia, no? È molto grossa, molto, molto, molto impegnativa, ma comunque sulle risorse, se posso. È vero che noi siamo in una situazione di privilegio, però abbiamo molte competenze, abbiamo un territorio montano molto costoso, e abbiamo dimensioni piccole, che sono elementi che rendono inevitabilmente più costosa la nostra realtà dal punto di vista della gestione dei servizi e comunque anche della manutenzione. Io faccio un esempio che di solito è abbastanza chiarificatore. La Sicilia, la Sardegna e la Lombardia hanno una superficie più o meno simile. Un po' più grande la Sardegna, 24.000 km quadrati, un po' più piccola la Lombardia, 23.000. Però la Lombardia ha 10 milioni di abitanti, la Sardegna 1 milione e 6. Se noi facciamo la divisione costo della manutenzione del territorio per abitante, è chiaro che dividere per 10 milioni o per 1 milione e 6 fa un pro capite diverso. E questo di solito nei conti che fanno a livello nazionale non viene considerato nel modo giusto, e questo crea anche delle distorsioni di percezione. Quindi noi siamo realmente in parte privilegiati, ma in parte i conti li fanno anche decisamente male. Ma provando a pensare anche al futuro, cosa servirebbe ancora alla nostra autonomia? Serve la capacità di mantenere un sistema istituzionale equilibrato, cioè proporzionato alle nostre reali esigenze. Serve un popolo
che l'autonomia l'avverte come patrimonio proprio, quindi l'autonomia sia anche un modo di essere dei trentini, e serve una classe dirigente che in un mondo molto complicato e molto interconnesso abbia la capacità di esercitare le potestà di autogoverno, capendo che siamo in una fase molto delicata, molto difficile, che richiede competenze, responsabilità e soprattutto la capacità di non fermarsi all'oggi, ma guardare a quello che accadrà domani. Su questa riflessione, Mauro, io ti ringrazio davvero per aver portato tutta la tua conoscenza, che è davvero tanta, sull'autonomia in questo salotto televisivo. Grazie a te. E ti ringrazio anche per esserti messo in gioco in questa nuova esperienza. Un bilancio sull'autonomia è quello che fa anche Elisa nell'ultima puntata della sua rubrica Atlante delle autonomie, anche lei con uno sguardo molto interessante sul futuro. Lo sguardo che abbiamo dato al mondo, che cosa ci ha detto sull'autonomia? Quello che emerge da tutte le nostre cartine è che l'autonomia è stata soprattutto uno strumento servito a mantenere intatti gli stati, disinnescando volontà separatiste. In molti casi la stabilità politica, la pace sociale dipendono da come si sono gestite e da come si risolvono le rivendicazioni di autonomia. Così in Indonesia, Sri Lanka, India, Filippine, Russia, Papua Nuova Guinea, Canada, Jugoslavia. Alcuni stati si sono infatti frammentati a causa della mancata gestione di questo tipo di richieste. Il Pakistan con la perdita del Bangladesh o l'Indonesia con Timor Est. Quale futuro si prospetta dunque per le autonomie? Non è esagerato dire che parte del futuro di stati come la Russia, l'India, la Cina o la più vicina Spagna dipendano da come verranno risolte queste richieste di maggiore autonomia. Richieste che hanno un ruolo fondamentale sia nei percorsi verso la piena integrazione, abbiamo visto Hong Kong e la Cina, sia per la completa separazione, le isole Cook con la Nuova Zelanda o Papua Nuova Guinea con Bougainville. Certo sembra che il futuro dell'autonomia sia una partita che va giocata non sulle rivendicazioni etnico-linguistiche come in passato, ma sulla capacità di saper governare bene, diventando ponti che collegano realtà più ampie, piattaforme che aprono nuove forme di cittadinanza, officine di responsabilità e cooperazione. Questa era l'ultima puntata del nostro Atlante, che non è certamente completo, ma che ci ha forse permesso di aprire le finestre di casa nostra e far circolare un po' d'aria fresca. Spero che tutti questi esempi siano stati utili per iniziare a guardare almeno in un altro modo l'autonomia. Non un mostruoso argomento per addetti ai lavori, ma uno strumento che può valorizzare i diritti di ciascuno di noi. Quello di parlare la propria lingua, di avere la propria religione, vivere in un territorio. Un principio che oggi, in un mondo ancora offeso da profonde ingiustizie, può aiutare a proteggere e difendere le democrazie. Perché abitare l'autonomia non significa abitare un territorio diverso, ma diversamente. Significa trasformarlo in uno spazio che porta la decisione politica vicino ai cittadini e alle comunità. Questa serie in 10 puntate sulla storia dell'autonomia ha avuto fin dall'inizio il sapore della sfida, perché il tema è senz'altro ostico e spesso pieno di luoghi comuni. Se siamo riusciti nell'intento di avvicinarvi a questa storia è grazie alle persone che hanno lavorato al programma, a partire da Mauro Marcantoni, che ha tenuto il punto su fatti, personaggi e norme dell'autonomia, Elisa Bertò, che ci ha fatto fare il giro del mondo delle autonomie con la sua rubrica, ma ha anche fatto un indispensabile lavoro di ricerca e scrittura. Antonio Malusà per i disegni colorati con il caffè e le tante mappe che ha realizzato per noi. Lorenzo Pevarello, che ha scovato immagini in movimento per immergerci in questa storia. Paolo Pagliaro, che ha prestato la sua voce al sommario di puntata. I nostri 5 testimonial in ordine di apparizione: Giuseppe De Rita, Silvia Salvatici, Nadio Delai, Daria De Pretis e Sabino Cassese, che ogni settimana ci hanno ricordato come la storia locale vada sempre messa in un contesto più ampio. E infine il reparto produttivo, tutta Motion Studio e History Lab, che non si vedono ma ci sono. Spero vi sia venuta voglia di conoscere un po' di più la storia del Trentino Alto Adige, che è il primo passo per abitare l'autonomia.